Buongiorno a tutti e benvenuti a un altro Gear Talk in italiano, e stavolta una recensione completa della Pentax K3 Monochrome. Prima di iniziare, come al solito, se volete supportare il canale, se vi piacciono i video, mettete un like, iscrivetevi e condividetelo sui social media. Se volete fare un passo in più, andate al mio sito, il link è sotto nella descrizione, potete trovare anche i miei libri, magliette e via dicendo, e quello può essere un supporto pratico per la crescita del canale. Detto questo, la Pentax K3 Monochrome è una fotocamera di cui mi sono assolutamente innamorato. È fantastica sotto tutti gli aspetti, dal come è costruita al risultato della qualità delle immagini. E tanto per iniziare vi faccio vedere uno slideshow con delle immagini.
che escono è assolutamente eccezionale. Di questa fotocamera mi sono piaciute veramente tantissime cose. Prima di andare avanti, però, voglio parlarvi, partire dall'inizio e dirvi due cose che all'inizio ho detto. Queste non mi piacciono, ma non mi piacciono in senso generale. Non è assolutamente un problema della macchina fotografica. È il fatto che quando arriva la macchina fotografica, questa è la scatola, bellissima scatola, tutto quanto, la si apre e ci sono due cose qua dentro che non mi piacciono più di tanto. Una, il manuale in versione assolutamente ridotta che dice come accenderla, fare i primi scatti e poi ti dice di scaricarlo dal sito. Le macchine digitali sono sempre un qualcosa di complesso con molte funzioni. A me piace avere fisicamente un manuale nella borsa in caso ci sia qualche funzione che voglio utilizzare e che non ho utilizzato molte volte e che non mi ricordo come arrivarci. Dopodiché il manuale cartaceo serve. Quando è così vuol dire che io devo andare sul sito, scaricarmi il manuale, stamparlo, tagliarlo nel formato giusto, portarlo a rilegare per poterlo avere in borsa. Fotocamere che costano dai 1.000 euro in su. Io vorrei un formato cartaceo. Vero che con tutti gli aggiornamenti del software, il manuale, cioè diciamo le funzioni e determinati dettagli possono cambiare, ma avere un manuale cartaceo comunque è una bellissima cosa e mi spiace che non ci sia. E la seconda cosa, lo stesso che lo trovo un risparmio assolutamente sbagliato e lo stanno facendo veramente tutti, è il fatto che esiste un alimentatore che si attacca a un USB-C dall'altra parte, si attacca alla fotocamera per caricare la batteria. Io preferisco i caricabatterie separati per mille motivi, oltre alla comodità proprio pratica, se si hanno più batterie e via dicendo, anche per una cosa molto semplice e che non si rischia di andare a rovinare la presa USB-C, a consumarla con un uso costante e continuo. Normalmente carico le batterie al di fuori, le schede le tolgo dalla macchina e le vado a scaricare sul computer. Questa cosa qui, sinceramente, sono veramente pochi euro. Pentax e tutti gli altri dovrebbero pensare quando le fotocamere hanno una fascia di prezzo appunto alto, superiore ai 1.000 euro, di mettere comunque un caricabatterie esterno. Quindi questa è una critica ai cambiamenti che stanno, diciamo, avvenendo nel mondo. Quasi tutte le fotocamere adesso non mettono il caricabatterie esterno. Detto questo, volevo togliermelo perché poi parto con l'esaltazione nei confronti di questa fotocamera, quindi volevo togliermi le due piccole cose che così mi hanno dato un po' di disappunto e andare avanti. Di questa fotocamera ci sono molte cose che mi hanno veramente impressionato. La qualità costruttiva è una, questo non avevo dubbi, ho provato varie Pentax e sono tutte con una qualità costruttiva che è decisamente superiore. Assolutamente solide, resistenti al cattivo tempo, acqua e via dicendo, assolutamente ben fatte, corpo assolutamente fantastico. Perfetta da tenere in mano, assolutamente una macchina fotografica stupenda, esteticamente eccezionale come l'hanno fatta con tutti i pulsanti grigi, il logo grigio e via dicendo, ha un tocco estetico veramente valido, assolutamente una gran macchina fotografica. È esattamente la K3, quindi la K3 Mark III, guardate, sono esattamente le stesse fotocamere, la stessa fotocamera, questa ovviamente col sensore monocromatico. Grande fotocamera, qualità costruttiva assolutamente eccezionale. L'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il mirino ottico reflex è anche qui assolutamente una cosa fantastica e per me assolutamente importante, soprattutto con un bianco e nero dove io voglio vedere la realtà e avere nella mia mente l'interpretazione della realtà e non voglio vedere l'interpretazione data dalla macchina fotografica, tra l'altro su un'immagine a bassa risoluzione e via dicendo, su un JPEG convertito. Quindi assolutamente fantastico il mirino reflex. Le specifiche della macchina fotografica le trovate ovunque online, quindi 25 megapixel, 14 bit e via dicendo. Facilissimo trovarle, non ve le sto a ripetere. Quello che mi ha assolutamente impressionato di questa fotocamera monocromatica è uno, l'assenza totale di rumore ai bassi ISO, proprio completamente assente. Un leggerissimo rumore che si arriva verso i 51.200,
E qui tra l'altro potete vedere il video in cui ho fatto le test specifici in studio. 51200 ISO, ancora assolutamente utilizzabile. Si introduce un rumore che tra l'altro è un rumore assolutamente bello e naturale, sembra la grana di una pellicola 100 ISO, ben sviluppata. Quindi assolutamente eccezionale la capacità di questa fotocamera di sfruttare gli ISO. Questa è una cosa che è dovuta dalla tecnologia, dal fatto di non avere il filtro di Bayer. E se siete confusi su quali sono le differenze tra una monocromatica e una fotocamera colori, guardatevi questo video dove spiego le differenze. Avendo appunto un rapporto segnale-rumore superiore a una fotocamera a colori, riesce a gestire gli alti ISO e soprattutto riesce a gestire le ombre. È facilissimo andare a fare un recupero delle aree sottoesposte, delle aree in ombre e riuscire a tirar fuori dei dettagli. Una fotografia che per me è emblematica e l'ho fatta apposta per mettere in crisi la fotocamera. Ero al santuario di Vico Forte, Mondovì. Ho visto questa finestra che aveva il sole che entrava esattamente, era contro la finestra, era dietro la finestra che andava contro. L'interno della chiesa, ovviamente buio, per cui era esattamente una scena con un contrasto tale che ho detto qui metto in crisi la macchina fotografica. Ho impostato la macchina fotografica con l'esposizione che tiene le alte luci all'interno dell'istogramma, tra l'altro questa è una cosa bellissima che c'è sulla K3, sia la versione a colori che questa qui monocromatica. Si può settare l'esposimetro che mantenga le alte luci. Fatta la fotografia, come vedete, ho recuperato le ombre ed è perfetta nelle ombre. C'ha un range dinamico che è assolutamente eccezionale. Questa è una cosa che è impressionante di questa fotocamera. E tra l'altro non solo il range dinamico, ma anche come tiene la bellezza dei toni medi. E questa è la cosa che mi ha impressionato veramente di più di questa macchina fotografica. Riesce ad avere una gamma di tonalità che è assolutamente bellissima e riesce ad avere un range dinamico, quindi una latitudine d'esposizione che è impressionante. Mi sono divertito in studio a fare qualche prova. C'era, come tutti voi in Italia sapete, probabilmente questa settimana era assolutamente pioggia ovunque, qui è stato lo stesso, quindi mi sono concentrato abbastanza in studio, visto che fuori era semplicemente grigio e piovoso. Ho fatto un piccolo test andando a vedere qual è diciamo, il range dinamico della fotocamera. Andando in sovraesposizione si riesce ad arrivare a un 2-3 stop, non di più. Nelle alte luci bisogna stare veramente attenti. 3 stop rispetto al grigio medio e le alte luci iniziano a essere perse. Quindi bisogna veramente stare attenti nell'esposizione alle alte luci. E fortunatamente c'è il sistema esposimetrico apposta per quello. Nelle basse luci è la cosa, nella sottoesposizione è la cosa assolutamente impressionante. File sottoesposti di 5 stop, nessun problema. 7 stop si riesce ancora a recuperare benissimo. Si arriva ai 10 stop, se si guarda l'area solo del grigio medio si riesce a recuperarla ancora decentemente. Come vedete, in casi estremi e se eventualmente io ho eliminato qualsiasi correzione del rumore in post-produzione, via dicendo, utilizzando magari un minimo di correzione del rumore si riescono a avere nell'immagine dei dettagli che erano assolutamente sottoesposti. Il che vuol dire che se andiamo ancora con l'idea del sistema zonale, noi possiamo avere una zona 2 che è 10 stop sotto il grigio medio. Veramente impressionante. Questo lo si vede in tutti gli usi pratici. Tantissime fotografie che ho fatto, ho semplicemente preso la fotografia, se erano soggetti a contrasto, chiamiamolo normale, normalmente dovevo aumentare i contrasti dell'immagine perché tiene veramente tutto. Se erano soggetti decisamente contrastati, come sono essere stati i notturni che ho fatto in centro Cuneo, piuttosto che la finestra di Vico Forte e via dicendo, lì è bastato semplicemente andare a fare un recupero delle basse luci. Col recupero delle basse luci si riescono a tirar fuori dei dettagli dalle zone buie che sono assolutamente eccezionali. Quindi è una fotocamera bella da usare, è assolutamente bello i risultati che dà, assolutamente è facilissimo
riuscire a avere veramente tutto nel file. Utilizzare questa fotocamera col JPEG è fattibile, si imposta in JPEG, si utilizza. Secondo me è assolutamente una cosa da non fare. C'è talmente tanta informazione nel file RAW che meglio utilizzare il file RAW. Io ho scattato tutto sia in RAW che in JPEG per fare dei confronti. JPEG a volte, in determinate situazioni, è assolutamente un ottimo file. Può tenere fuori tutto quello che si vuole come risultati. La quantità di dati che si ha nel RAW e la possibilità di post-produzione che dà RAW è assolutamente eccezionale. Quindi per me questa fotocamera qui è da mettere in RAW. E via. Ovviamente è una fotocamera perfetta per soggetti notturni, potendo andare ad altissimi ISO e non avendo rumore, potendo recuperare le basse luci, è assolutamente fantastica per soggetti notturni e per soggetti complessi. L'altra cosa che è impressionante di questa fotocamera è il dettaglio che si riesce ad avere. Non avendo tutto processo della demosaicizzazione dal filtro di Bayer, si riesce ad avere un file che è assolutamente nitido ed è una nitidezza come piace a me, è una nitidezza naturale, non è una nitidezza artificiosa. Come ho detto nel video in cui faccio una comparazione tra la monochrome e la colore, e potete vederlo qui, la cosa che si vede è che non ci sono tutti gli artifizi inseriti dalla conversione dei colori, dalla demosaicizzazione e via dicendo. Per cui quello che è la nitidezza che viene fuori da questo sensore è una nitidezza naturale, non c'è un aumento di nitidezza diciamo inserito in software in secondo tempo, per cui diventa una nitidezza che è assolutamente naturale, i pixel non sono quadrati, quello io lo definisco sempre così, per me il problema è tantissimi problemi con le digitali, io guardo le fotografie e vedo i pixel che sembrano tagliati con l'accetta, in questo caso sono dolcissimi tutti i passaggi, i vari passaggi cromatici sono dolcissimi e tra l'altro ha un'infinità di toni medi che è veramente impressionante. È una fotocamera che dà dei risultati assolutamente stupendi. Un'altra cosa che è veramente notevole di questa fotocamera è che l'ottimo esposimetro, con questa funzione del tenere le alte luci, con tutta questa appunto bassa rumorosità, gli alti ISO eccetera, permette una cosa che è anche fantastica, quella di mettere la macchina praticamente in automatico, io ce l'ho normalmente sempre a priorità di apertura e scattare. Non c'è bisogno di andare a valutare in modo perfetto l'esposizione delle cose, la macchina ci pensa da sola ed è validissima su quello, quindi volendo si anche un modo di scattare che è molto facile e molto pratico. Ovviamente si può utilizzarla andando a fare cose molto più precise, ma anche in automatico è assolutamente fantastica. Tra l'altro, una cosa che mi ha incuriosito mentre facevo i test, soprattutto quello del range dinamico, quindi sottoesposizione e via dicendo, è che i 200 ISO di questa fotocamera sono effettivi. Misurato cartoncino grigio medio con l'esposimetro col Minolta spot meter piuttosto che il flash meter per luce incidente, ho fatto le misurazioni luce incidente su grigio medio riflessa con lo spot meter e con questa mi davano esattamente la stessa esposizione, c'era un paio di decimi di diaframma di differenza, ma sono 200 ISO effettivi e questa è una cosa rara da trovare sulle fotocamere digitali. Spesso e volentieri gli ISO delle fotocamere digitali sono diciamo un pelino falsati proprio perché hanno bisogno di dare un file dove vengono tenute le alte luci. Quindi tante volte, soprattutto quando mi trovo a lavorare in studio con tantissime fotocamere digitali, magari la fotocamera è settata sui 200 ISO, uso l'esposimetro 100. Quindi ci sono veramente delle differenze. Su questa qua gli ISO sono effettivi, quindi se avete un esposimetro esterno vi piace andare appunto a utilizzare tipo il sistema zonale e via dicendo per tenere la fotocamera nel modo giusto, non c'è da preoccuparsi sul fatto di dover correggere gli ISO. Sono assolutamente a 200 ISO e assolutamente corrispondente con l'esposimetro della fotocamera e un esposimetro esterno. Quindi questa è un'altra cosa abbastanza
notevole che mi è piaciuta, mi ha veramente sorpreso nel modo giusto. L'altra cosa fantastica, l'ho già detto nella prima passeggiata, diciamo, che ho fatto nel video che ho fatto di anteprima di questa fotocamera, una cosa che trovo eccezionale è che avere una fotocamera in bianco e nero cambia l'impostazione mentale. È come avere una pellicola in bianco e nero. Vai in giro e sai esattamente che non puoi contare sul colore, quindi la tua mente automaticamente va a cercare le cose giuste da fotografare per un bianco e nero, che possono essere contrasti ovviamente le differenze di luminosità, che possono essere la struttura delle superfici e via dicendo. La luce come interagisce a livello di luminosità senza la cromaticità col soggetto. Questa è un'altra cosa che è bellissima di avere una macchina fotografica in bianco e nero ed è una cosa che nel momento in cui la restituisco mi mancherà di brutto. Veramente, veramente un'esperienza stupenda utilizzare questa fotocamera. Qualcuno chiede, vale la pena se investire i soldi in una fotocamera che è solo per il bianco e nero? L'hanno chiesto in tanti, la mia risposta è molto semplice. Se siete veramente appassionati di bianco e nero, io ad esempio lo sono, potete qui sul canale trovare il mio progetto del Black and White Hells, che era solo bianco e nero, quindi mi piace molto fare il bianco e nero, la risposta è assolutamente sì. C'è una differenza di qualità del file, c'è una differenza di impostazione mentale, c'è una differenza di risultati che vale veramente la pena. E tra l'altro c'è una cosa importantissima: se voi valutate delle macchine fotografiche, e specialmente una macchina fotografica in bianco e nero di questo tipo, andare a valutare la macchina fotografica in base a quelli che sono degli articoli su internet piuttosto che video è abbastanza limitativo. Qui avete visto delle immagini che vengono compresse dagli algoritmi l'MP4 dei video, vengono compressi da YouTube, sono assolutamente 8 bit e non a 14 e via dicendo. Quindi la prima cosa è andate a vedervi dei file originali. E tra l'altro, se andate, c'è un all'articolo che linko sotto nella descrizione, che è sul mio sito, potete trovare alcuni di questi file direttamente in RAW da scaricare, alcuni di questi file di immagini che ho fatto, e potete vedere direttamente la qualità sul vostro monitor, su un monitor calibrato con tutta la parte di gestione dei colori funzionante, non come succede appunto con YouTube o altri canali. E potete vedere veramente la qualità dell'immagine, esattamente come può essere. L'altra cosa che è assolutamente importante è non limitiamoci ai monitor. È vero che tantissimo le immagini in questo momento vengono viste sui social media e via dicendo. Se il vostro obiettivo è di avere delle immagini su Instagram in bassa risoluzione o cose di questo genere, ovviamente, sinceramente mi viene da dire perché usate qualcosa di più di un telefonino. Ma se volete fare vera fotografia, per me vera fotografia vuol dire arrivare alla fine con delle stampe. Vedete una differenza che è enorme. La differenza che si ha con un processo di stampa giusta, di stampa fine art, fatta tutta mantenendo i 16 bit del file, mantenendo tutto quello che è diciamo la profilatura colore, la giusta gestione dei colori, vedete veramente, veramente le differenze. Quello è il modo per andare a controllare le fotografie. Questo è un altro motivo per cui sul sito potete trovare alcuni file RAW. Se volete, pigliateveli, avete una stampante, provate a stamparli, potete vedere cosa viene fuori. L'unica cosa che continuo a dire, se utilizzate quei file RAW per articoli o altre cose, per favore, mettete il credito, mettete il link al mio sito e via dicendo. E se potete farlo, c'è un piccolo bottone con donate qualche soldino, così mi ripago dello spazio che occupo sul server e del traffico che creo sul server. Detto questo, la conclusione è che sono innamorato di questa fotocamera. Se vi piace il bianco e nero, è assolutamente una fotocamera perfetta. La nitidezza è fuori dai fogli. La capacità di gestire le basse luci, lo stesso. Alti ISO, fantastico. La qualità dei toni medi è assolutamente impressionante. È una macchina fotografica che è assolutamente un gioiellino.
2500 euro è il suo prezzo, nel senso che è veramente dà veramente tanto di più a una macchina fotografica normale utilizzata poi per convertire in bianco e nero. Ovviamente questa macchina fotografica, essendo monocromatica, vi toglie delle possibilità in post-produzione, che tra l'altro per me è una cosa assolutamente positiva perché io in questo momento vedo troppa post-produzione sulle immagini, quindi il fatto di avere dei limiti in post-produzione lo vedo come una cosa assolutamente positiva, ma il limite è semplicemente che non avete il canale cromatico per andare a simulare quelli che erano i filtri, filtro giallo, filtro rosso, via dicendo, magari per aumentare i contrasti del cielo e via dicendo. Per questo bisogna utilizzare i filtri sulla fotocamera. Utilizzando i filtri sulla fotocamera vedete che la cosa è facilissima, esattamente come si faceva con le pellicole bianco e nero. E tra l'altro adesso uscirò con un video apposta solo per far vedere le differenze, come si comportano i vari filtri, come si utilizzano i filtri su una monocromatica. E i risultati sono assolutamente notevoli. Quindi il fatto di avere quel piccolo limite della cromia in post-produzione per me non è nient'altro che un vantaggio, perché è una cosa che vi farà pensare in anticipo quello che volete fare, vi farà meditare di più sullo scatto. Ribadisco, il problema è che io vedo troppi scatti che non sono pensati e sono messi poi a posto in post-produzione, sono tra virgolette salvati in post-produzione. Con una fotocamera di questo tipo il processo fotografico ritorna a essere un processo, chiamiamolo tradizionale, ritorna a essere che l'immagine deve essere pensata dal fotografo e realizzata utilizzando uno strumento. Non è un'immagine che viene, diciamo, influenzata dallo strumento. Quindi, ovviamente, dovete pensare in anticipo se volete usare i filtri, dovete pensare in anticipo a queste cose. E questo vi riporta a riprendervi la vostra capacità come fotografi, la vostra abilità di vedere le cose in modo diverso. E è una cosa che secondo me è importantissima perché in questo momento abbiamo le fotocamere che sono predominanti e quindi alla fine vediamo tantissime fotografie dove la cosa predominante è la macchina fotografica e non l'occhio del fotografo. Con fotocamere di questo tipo l'occhio del fotografo ritorna la cosa predominante. Detto questo, conclusioni, sono innamorato assolutamente di questa fotocamera. Bellissima, qualità d'immagine fantastica, costruzione perfetta, veramente complimenti, complimenti a Pentax. È uscita con un gioiellino che è assolutamente stupendo. Mi ha fatto veramente reinnamorare della fotografia anche digitale. Quindi assolutamente questa camera qua, questa fotocamera qua è un qualcosa che secondo me passerà alla storia come veramente un gioiellino, è un qualcosa che ha migliorato la fotografia e tra l'altro è bellissimo avere una cosa di questo genere che riporta a essere autori, a essere coloro che creano l'immagine e senza tutte le influenze diciamo dello strumento nel momento in cui in giro iniziano a circolare immagini create dagli strumenti senza nessun autore, senza nessun fotografo dietro. In questo caso la cosa principale è il fotografo. Ed è fantastico che Pentax sia uscita con una macchinetta di questo genere, per cui veramente bellissimo. Conclusione, se avete la possibilità e vi piace il bianco e nero, correte a ordinarla e compratela. È assolutamente stupenda. Detto questo, ringrazio ancora Fova per avermi dato questa fotocamera da testare, tra l'altro con vari obiettivi, il 15-30, 85, il 50 e il 31 Limited, quindi ho avuto un'idea molto completa di come si utilizzasse. Parlerò ancora degli obiettivi in futuri video, il futuro video che vi ho già accennato sarà sulla parte appunto sui test in studio della gamma dinamica di questa fotocamera. E ci vediamo la prossima volta con qualche altra fotocamera. Vi ringrazio per aver guardato il video. Ancora, se volete dare un supporto, mettete un like, iscrivetevi, condividetelo sui social. Se volete fare qualcosa di più, andate giù nella descrizione, ci sono i link al mio sito, potete iscrivervi alla newsletter, vedere i libri che ho pubblicato e via dicendo. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta.